Qualche settimana fa ci siamo lasciati così. Oggi è arrivato il momento di parlare di questo piccolo dispositivo che mi ha salvato la vita. Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dello Spot Gen 4, un dispositivo di localizzazione GPS con una centrale operativa collegata H24 7 giorni su 7 col quale possiamo chiedere aiuto ovunque ci troviamo nel mondo. Ma andiamo con ordine perché innanzitutto vi faccio vedere cosa si trova nella scatola una volta che l'avrete acquistato. Al suo interno è presente lo Spot, naturalmente. Lo Spot in sé è abbastanza piccolo, è grosso come il palmo di una mano. Vi faccio vedere anche da cosa è composto. Troviamo il primo tastino in alto a sinistra che serve banalmente per accenderlo. Troviamo tre LED nella parte superiore che ci fanno capire se si sta accendendo, se è acceso, se abbiamo copertura GPS e soprattutto se è stato mandato il messaggio a casa. Nella parte inferiore anche qua abbiamo tre tasti. Il primo nella parte di destra è il primo messaggio personalizzato che possiamo mandare. Quello centrale fa partire il tracciamento della nostra escursione e quello di sinistra è il secondo messaggio personalizzato che possiamo mandare a casa. Nella parte superiore, sotto la banda arancione, troviamo due pulsanti. Il primo nella parte di sinistra è il primo messaggio di SOS che possiamo personalizzare, che tenete bene a mente però viene mandato solo ai nostri contatti. Quello a destra con scritto SOS è invece quello che naturalmente andrà a chiedere l'SOS, che farà attivare i soccorsi a livello di forze dell'ordine o comunque di soccorso sanitario. Una volta tirato fuori dalla scatola, la prima cosa che dovremo fare è metterci le batterie, perché lui va con 4 pile. Le prime 4 pile le troviamo anche in dotazione nella scatola. E questa cosa che funziona a pile mi piace perché, volendo, nel momento in cui magari pensiamo che lo Spot sia scarico, possiamo portarci 4 pile nello zaino e ricaricarlo subito. Cioè, 448 tiriamo via 4 viti e possiamo rimetterci le pile. Quindi sicuramente il fatto che vada a pile, secondo me, può essere un bel punto a favore. Una volta che ci abbiamo messo le pile dovremo configurare questo Spot. E qui secondo me c'è una nota un po' negativa. Nel senso che lo Spot si può configurare solo attaccandolo al computer con il suo cavetto. C'è naturalmente l'applicazione Spot, la vediamo dopo, ma l'applicazione non serve per configurarlo. La configurazione va fatta obbligatoriamente da computer. Vi faccio vedere anche qualche passaggio fondamentale della configurazione, perché qua vediamo un sacco di informazioni utili. Innanzitutto, come potete vedere, abbiamo un sacco di impostazioni che possiamo andare a settare. Da quanto tempo vogliamo che si aggiorni il GPS, possiamo mettere un po' di nostre informazioni personali, ma soprattutto vediamo già una sua caratteristica fondamentale, ovvero che noi possiamo andare a preimpostare tre messaggi preimpostati che poi potremo mandare una volta che siamo sul campo. Io vado a preimpostarli mettendo magari uno, scrivendo tutto ok, il secondo vado a impostarlo con scritto sono arrivato a destinazione, e il terzo, che è il primo messaggio di aiuto, vado a scrivere magari semplicemente ho bisogno di aiuto. A questo punto per ogni singolo messaggio andiamo a mettere anche i nostri contatti predefiniti, dove naturalmente lo Spot dovrà mandare il messaggio. Quindi magari possiamo mettere un nostro familiare, un nostro amico, comunque chi vogliamo. Possiamo benissimo mettere anche il numero di telefono perché arriverà un SMS. Una volta configurato però c'è bisogno anche di attivare un abbonamento, perché come dicevamo lui è connesso H24 7 giorni su 7 a una centrale operativa che va a gestire la nostra eventuale richiesta di soccorso, e questo naturalmente ha un costo. Abbiamo la possibilità però di avere due tipi di abbonamento: o l'abbonamento annuale, quindi noi paghiamo 15 euro al mese per tutto l'anno, oppure possiamo anche attivarlo un mese sì, un mese no, in base a come vogliamo. In questo caso il prezzo sale a 18 euro al mese. Entrambi i piani però hanno sempre un costo di attivazione di 30 euro. Ecco che poi una volta che abbiamo scelto il nostro piano, ci sono un po' di differenze tra un piano e l'altro, poi vi consiglio di andare a vederle, ecco che lui sarà completamente funzionante e potremo utilizzarlo. E appunto è arrivato il momento di andare a fare il test direttamente sul campo. Dunque mettiamo alla prova questo Spot Gen 4. Oggi siamo in particolare ad Agneda, un piccolo paesino delle Orobie Valtellinesi, e siamo qua perché l'escursione che faremo ha praticamente zero copertura internet già qua dalla partenza, quindi sarà perfetto per provare questo Spot. Dunque facciamo partire questo Spot tenendo premuto il tasto in alto a sinistra finché non si accendono i LED, esatto. Adesso si sono accesi tutti i LED e aspettiamo che il LED del GPS diventi verde, in modo tale che capiamo che ha preso il GPS. Dopo neanche 30 secondi ha preso il GPS, quindi adesso possiamo iniziare il tracciamento tenendo premuto il tastino in mezzo finché non diventa verde.
In questo modo, adesso che è diventato verde, chi ci seguirà da casa potrà tracciarci. Visto che poi lui ha il suo gancetto, il suo moscontoncino, adesso me lo attacco qua sullo spallaccio, chiudendo il moschettone, in modo tale da averlo sempre a portata di mano. Pronti via, il sentiero parte subito bello dritto in questo bellissimo bosco. Questa invece è la diga di Skies. E naturalmente dietro la diga ci sta anche il lago di Skies. Direi un po' vuoto però. È passata circa un'ora da quando sono partito, dunque è arrivato il momento di far sapere a casa che va tutto bene, che l'escursione sta procedendo bene. Dunque prendo il mio spot, precisamente vado a premere il tastino in basso a destra, quello con la V. Tenendolo premuto finché lui non diventerà verde, lui andrà a mandare il messaggio in cui avevo preimpostato tutto ok, tutto bene, i miei contatti predefiniti. In questo modo loro sapranno che starò bene. Non solo, perché lui manda anche la posizione con le coordinate, quindi potranno vedere dove mi trovo, e devo dire che a livello di tempistica ci mette all'incirca un 30-40 secondi, quindi sia a mandare i messaggi sia a livello di GPS lui è veramente veloce a comunicare con i satelliti. Comunque ora capisco come mai in questa valle non prende il telefono, è davvero uno spettacolo. Ed eccoci arrivati alla nostra meta di oggi, Rifugio Luigi Mambretti. Siamo dunque arrivati alla meta, ora posso comunicare a casa che va tutto bene e sono arrivato. Infatti andrò a premere il tasto in basso a sinistra, quello più a sinistra, tenendolo premuto. Io avevo impostato prima come messaggio sono arrivato a destinazione, ora lui andrà a mandare questo messaggio ai miei contatti predefiniti, così loro sapranno che sono arrivato sano e salvo dove gli avevo detto. Stiamo tornando alla base, a dove siamo partiti, e ora che siamo in discesa voglio farvi vedere l'unico aspetto di questo spot che non mi convince tantissimo, ovvero il suo cinturino col quale tenerlo attaccato allo zaino. Il motivo è semplice, come vedete in discesa balla, balla, e soprattutto sulle discese più sconnesse, come ad esempio questa che sto facendo io, balla parecchio e dà un po' fastidio. Cioè dà un po' fastidio, non c'è possibilità che si perda, cioè il cordino comunque è bello fisso, fermo, però diciamo che su discese veramente impervie può dare abbastanza fastidio. Come avete visto, l'utilizzo di questo spot Gen 4 è veramente semplice e intuitivo. È vero, magari non abbiamo uno schermino, però possiamo benissimo mandare dei messaggi preimpostati a casa senza nessun problema. A questo punto però parliamo anche dei messaggi d'aiuto, perché come dicevamo ne esistono due. Il primo, che è un messaggio di SOS che viene mandato ai nostri contatti predefiniti, quando magari non abbiamo bisogno per forza di qualcuno che ci venga a salvare. Mi viene in mente, faccio un esempio, siamo in montagna, siamo tornati alla macchina e sfortuna vuole non ci parte più la macchina. Lì magari non abbiamo bisogno che arrivi l'elisoccorso, che arrivino le forze dell'ordine. Basta semplicemente mandare un messaggio d'aiuto a un nostro familiare, a un nostro amico, e lui può benissimo venire ad aiutarci senza dover scomodare le forze dell'ordine. Quello che è poi invece la richiesta di soccorso vera e propria, io ho avuto anche la fortuna o sfortuna di provarla. E come funziona? Noi dovremo semplicemente andare a sollevare lo sportellino dell'SOS e andare a premerlo. Cosa succederà? Succederà che lo spot andrà a comunicare con la centrale operativa di Globalstar, che è anche la rete di satelliti al quale si attacca, ed ecco che la centrale operativa si metterà in contatto con le forze dell'ordine, con l'ente sanitario del paese in cui ci si trova. Come è successo a me nel momento in cui io sono andato a premere il pulsante, la mia richiesta di soccorso è partita, è arrivata fino a qualche satellite che si trova in orbita, è passata per gli Stati Uniti dalla centrale di Globalstar, che ha rimandato la mia richiesta di soccorso qua in Italia. Poi in Italia è stata gestita dal nostro centro di emergenza nazionale, che ha mandato l'elisoccorso a prendermi. Ecco che lui, dal nostro punto di vista, ha un utilizzo veramente molto molto semplice, perché dovremo veramente premere un bottone nel momento in cui avremo bisogno e aspettare che arrivino i soccorsi. Come vi dicevo, questo spot si attacca alla rete di Globalstar, che sono una rete globale di satelliti che esistono da tantissimi anni. I primi sono stati lanciati negli anni 90. Attorno alla Terra adesso se ne trovano davvero a centinaia, continuano a lanciarne e soprattutto, come abbiamo visto dal test, ci vuole veramente pochissimo perché si attacchi ai satelliti. I messaggi ci vuole nulla che vengano mandati, davvero in pochi secondi vengono mandati e in generale comunque in un paio di minuti la persona a casa li riceve, quindi diciamo che la latenza è veramente bassa. L'aspetto poi che mi piace molto è che Spot è proprio un'azienda di Globalstar, quindi loro utilizzano proprio i loro satelliti, non si affidano a satelliti esterni, quindi magari da dover pagare un abbonamento extra o comunque diciamo ci possono essere delle magagne.
No, loro sono i proprietari dei satelliti, sono proprietari del servizio, quindi è tutto che passa attraverso la loro rete. Quindi sicuramente dal punto di vista dell'efficienza e anche della stabilità del servizio, decisamente ottimo. Come vi dicevo, poi di Spot esiste anche l'applicazione. L'applicazione è veramente basica e ci si possono fare purtroppo solo poche operazioni. Diciamo che l'applicazione serve più per chi resta a casa rispetto che chi va in giro. Vi faccio un esempio, sull'applicazione possiamo vedere i punti della traccia che noi stiamo andando a fare. Ad esempio nel nostro test che abbiamo fatto si vedono benissimo i vari punti che sono andati a tracciare. Si possono vedere i messaggi di richiesta di soccorso, comunque i messaggi che abbiamo mandato a casa. Ecco che l'applicazione è abbastanza basic. Una cosa che, come dicevo all'inizio, avrei personalmente gradito è che si riuscisse a configurare lo spot direttamente dall'applicazione. Questo sarebbe stato sicuramente più semplice, più efficace e soprattutto saremmo riusciti magari anche a cambiare i numeri di telefono, comunque il tipo di messaggio quando siamo in giro, quando magari ci stiamo approcciando a un'escursione. Ecco che da questo punto di vista purtroppo non si può fare, secondo me è un pochino è una pecca. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Spot Gen 4, iniziando dal prezzo perché lui online si trova a 150 euro, poi come vi dicevo l'abbonamento costa una trentina di euro l'attivazione, poi in base al tipo di piano che scegliete può costare dai 15 ai 18 euro. Ve lo consiglio sì, perché lui è sicuramente molto basico, ci fa mandare solamente tre tipi di messaggio, però comunque è sicuramente ottima la possibilità di tracciare il nostro percorso. È un dispositivo che sicuramente non rivoluziona quello che può essere l'esperienza nel trekking, però ci aiuterà tantissimo nel momento in cui dovessimo andare a fare il trekking da soli o comunque in zone remote, sia a poter comunicare a casa, sia a poter mandare richieste di soccorso. Non bada a tanti fronzoli, non ha cose troppo complicate, lui bada al sodo, pochi tasti, poche cose, in modo tale da poterlo utilizzare sempre al meglio senza sbagliarsi. E tutto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente sostegno anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!